Salve a tutti, benvenuti, bentrovati a Video Orticando. Io direi oggi che mai, come in questo momento, nel corso dei due mandati, l'amministrazione del sindaco Pascucci e la sua maggioranza si è trovata così col fiato corto. Naturalmente col suo stile, con lo stile che gli è stato proprio in questi lunghi anni, Pascucci rilancia. Forse per distogliere l'attenzione da quei nuvoloni che si vedono all'orizzonte, che vedono praticamente alcuni membri della sua giunta sotto osservazione dell'autorità per una presunta mancata ortodossia comportamentale che gli amministratori della cosa pubblica sarebbero tenuti ad avere. Ed ecco che con un comunicato annuncia l'ultimazione dei lavori di illuminazione delle strade di Campodimare, una cosa antica, perché sappiamo che da tanti anni Campodimare non aveva l'illuminazione funzionante, e lo fa con il suo modo molto trionfalistico, riportando alla luce il suo antico motto: mai nessuno lo aveva fatto prima. Sì, è vero, mai nessuno l'aveva fatto prima. E dice: meno male, dice Lamberto Ramazzotti, già sindaco e quindi conoscitore delle dinamiche della frazione, che nessuno ha prima speso tanti soldi pubblici per l'illuminazione, per mettere a posto il depuratore, per rendere, diciamo, le condizioni di vita degli abitanti della frazione in termini un po' civili, perché erano opere di urbanizzazione che spettavano all'ottizzatore, che è stato poi già abbondantemente anche penalizzato, sanzionato dalla legge, ma che l'ha fatto senza nessuna garanzia, con chiamate in danno delle quali non si intravede possibilità di recupero di queste somme. Per cui sì, è vero, i cittadini di Campodimare avranno la luce, probabilmente avranno anche quello sbandierato lungomare, che poi tale non è perché è via dei navigatori degli Etruschi, ma avranno avuto quei soldi loro, a spese loro e con il contributo della comunità dell'intera Cerveteri. E a questo punto ci chiediamo: ma questo è un buon modo di amministrare? Arrivederci.